Sembra spingere piede sull'acceleratore la discesa del contagio sul territorio peligno sangrino che prova a scrollarsi di dosso l'ondata estiva. Sono 73 le nuove positività messe a referto dalla ASL, comprese 7 reinfezioni così distribuite, 30 a Sulmona, 6 ciascuno a Scanno e Cassel di Sangro, 4 a Prato, la Peligna e Alfedena. 3 a Roccaraso e Pescasseroli, 2 a testa per Scontrone, Raiano, Introdacqua, Coriano Sicoli, Corfinio, Bugnara. Un caso ciascuno per Rocca Casale, Rivisondoli, Prezza, Pacentro, Civitella, Alfedena. Il virus man mano comincia a farsi da parte: dagli 80 contagi di ieri si passati ai 73 di oggi. Il calo risulta ancora più evidente con il raffronto dei casi settimanali. Lo scorso venerdì a quest'ora erano state messe a referto a 98 positività. Sono 18 i comuni della vallata ancora alle prese convalidie. L'ondata estiva, un nuovo fronte si ipotizza a scanno mentre sul Mona continua a sventolare bandiera nera. Si prepara all'ondata di turisti e visitatori del weekend. La discesa più rapida sulla curva regala una relativa serenità. Mentre per tirare un respiro di sollievo è necessario mantenere prudenza, visto l'affanno da carenza di personale delle strutture sensibili del territorio. Nell'elenco dei positivi compare anche una figura tecnica del Cogesa. Complessivamente sono 1496 gli attuali positivi sul territorio, a fronte di appena 6 attualmente del tutti in area medica. Per conoscere il numero delle nuove guarigioni si dovrà attendere probabilmente la prossima rilevazione settimanale.